Gentili telespettatori, buona giornata. Dino Giarruso, uscito dal Movimento 5 Stelle, parla della parentopoli all'interno dei grillini, all'interno del partito. E beh, insomma, i grillini non si fanno mancare nulla. Arrivati lì per contrastare la casta identificata nel PD, oggi sono gli alleati del PD. E sono diventati loro la casta, scritto maiuscolo, i più grandi poltronari della storia della Repubblica. La lite Giarrusso-Conte, non mi riceve Conte, Conte dice ma ogni volta che lo ricevevo mi chiedeva poltrone e stipendi. Giarruso lo denuncio. Beh, insomma, diciamo che questo movimento si è dimostrato il peggio che ci può essere in politica, ma è sempre così. Funziona così. E così l'eurodeputato uscito dal Movimento 5 Stelle si scatena e parla di vecchi amici e accusa lo strano sistema parentale di Cancelleri, uomo di Conte sottosegretario. È il paradosso del Movimento 5 Stelle. Escono dal partito e c'è uno strano fenomeno. La coscienza riprende fiato, scrive Libero Quotidiano. Cadono i paraocchi e torna quell'irrefrenabile voglia di onestà perduta nei palazzi del potere. Questo era il partito che gridava «Onestà, onestà!». Poi, ovviamente, escono dal partito e arriva l'onestà quella vera, ritorna a farsi sentire l'onestà quella vera. Così lui, il Giarrusso, il più votato tra i grillini, non è neppure fatto in tempo a lasciare il movimento che, approfittando di un ottimo servizio di report su Rai 3, annuncia di voler scoperchiare il verminaio di una nuova parentopoli pentastellata. E così l'ex inviato delle Iene riprende i contenuti della trasmissione di Siffredo Rannucci. Secondo Giarrusso mostra una parte delle brutture e dei tradimenti che un piccolo gruppo di potere, un cerchio tragico senza scrupoli, ha inferto alle speranze e alla buona fede di milioni di italiani che hanno creduto nel movimento a partire da me. Tanto che io nei prossimi giorni, dice, rivelerò alcuni degli orrori cui ho assistito e vi spiegherò perché non sono io ad uscire dal movimento, ma è il movimento a non esistere più, ad essere diventato un simbolo vuoto. Beh, su questo non c'è dubbio, su questo non c'è dubbio. È una scatola vuota che va avanti con il voto di scambio del reddito di cittadinanza. Non esiste come partito, non c'è più. Beh, intanto il Foglio parla proprio di Giarruso, che lascia presagire quello che succederà nelle prossime ore. Su Giancarlo Cancelleri, suo nemico acerrimo nelle scorse e nelle prossime elezioni sicule. Giarrusso si riferisce, secondo la testata di Cerasa, il Foglio, a presunte condotte inopportune che avrebbero portato il cognato di Giancarlo Cancelleri a essere assunto dal MEF, dov'è di stanza Laura Castelli, un'assunzione su cui si sarebbe stato lo stop della Corte dei Conti. Ma non è tutto, Giarruso punta il dito contro la famiglia dell'ex candidato 5 Stelle alla Regione Sicilia e qui parla l'eurodeputato. Dice non solo dal 2012 Giancarlo Cancellieri riceve uno stipendio pubblico ed è mantenuto da noi, non solo ha lasciato il ruolo all'Arse per il quale era stato votato, bruciando una regola del movimento, non solo noi dal 2013 manteniamo con i nostri soldi sua sorella Azzurra Cancelliere, quale deputata grazie a qualche voto su Rousseau, non solo tutto questo, la parentopoli della famiglia Cancellieri è andata molto oltre. E così parla del fedelissimo di Conte e poi parla dei suoi compagni, ex compagni di partito. Cosa avremmo detto e fatto tutti noi? Cosa avrebbe detto il Movimento 5 Stelle? Quanto avremmo denunciato una tale schifezzetta, dice? Invece, trattandosi della intoccabile famiglia Cancelleri, tutto è rimasto muto.
dimostrando la differenza piuttosto tremenda fra onestà e omertà, poiché su questo scandalo nessuno si è voluto pronunciare e i probiviri sono rimasti zitti e Cancellieri era membro del Consiglio di Garanzia. Beh, Giarruso evidentemente non ha tutti i torti, anzi non ce li ha proprio. E poi aveva già tentato di denunciare questo caso prima della rottura del movimento. E forte delle sue 117.000 preferenze nel 2019 nella circoscrizione sud e isole, il giornalista siciliano sognava un ritorno a casa. Nei mesi scorsi aveva chiesto che il Movimento 5 Stelle in Sicilia si concedesse al lavacro democratico delle primarie per il candidato presidente, alle quali avrebbe partecipato lui stesso, ricevendo in cambio degli implacabili no, soprattutto dalla fronda siciliana sostenuta da Cancellieri, appunto. I panni sporchi si lavano in casa, se la lavatrice è rotta, prima o poi bisognerà andare a lavarli fuori, sennò tutta la casa diventerà sporca, aveva scritto a marzo Giarrusso. E così, in un'intervista al Corriere sul responso delle urne, dice: i risultati veri li so e sono anche tante altre cose, non tutte lusinghiere. Per la qualcosa qualcuno ha evocato il io sono ma non ne ho le prove, di pasoliniana memoria. Certo, da quando ha mollato Dino deve ha avuto certi problemi, ecco. Per esempio, Cicchi l'ha subito indicato come prossimo arrivo al gruppo della Lega nel Parlamento europeo e Giarrusso non ha gradito. Resta il fatto della palese ennesima figuraccia dei grillini duri e puri alla Cancellieri, che alla luce di tutto si ritroveranno probabilmente risucchiati nel PD, se va bene. Politicamente azzerati come la loro etica, se va male, scrive così Libero Quotidiano. E beh, insomma, partito che vai e parentopoli che trovi, no? Partito che vai e corruzione che incontri. L'onestà, quella del Movimento 5 Stelle, era solo uno slogan. O meglio, l'onestà devono averla gli altri, no? Onestà, onestà per gli altri. Per noi, insomma, se c'è bene l'onestà, se non c'è, l'importante è avere dei vantaggi personali, familiari, di partito. Ecco, in Italia c'è questo tipo di morale. Le cose devono farle gli altri, devono rispettarle gli altri. Quando riguardano se stessi, allora facciamo finta di nulla. Grazie a tutti per avermi ascoltato e buon proseguimento di giornata. Ci vediamo tra una ventina di minuti.